Eccoci, ciao amici di foresta, ciao giovani della valle, ciao giovani degli altipiani cimbri, benvenuti a tutti, benvenuti a questa presentazione online del progetto Radure Rospac 2020, un progetto che si è svolto quest'estate, nei mesi di luglio. Un progetto che ha visto la creazione di tre diversi momenti e con la seguito la creazione di alcuni manufatti e poi una mostra di cui parleremo più tardi. Con me ci sono Davide e Silvia, che sono gli organizzatori del progetto della Valle del Rospac, c'è Stefania Schira, assessore del comune di Folgaria, e c'è Valentina Rec, che è la referente istituzionale del Piano Giovani della Comunità di Valle. Cedo subito quindi la parola a te, Valentina, per un saluto da parte tua. Grazie mille Paolo, vorrei ringraziare anch'io Davide e Silvia e tutti i partecipanti a Radure, che è stato un progetto che ha dato dei buoni risultati e sicuramente siamo stati felici di aver investito su quest'idea. Sarò molto breve, voglio solamente ringraziarvi appunto e portare saluti da parte della comunità di Valle e da parte del tavolo delle politiche giovanili. Auguro un buon lavoro, una buona serata in nostra e vostra compagnia. Grazie mille. Grazie Valentina. Ora adesso diamo la parola a Stefania Schir, la fra virgolette padrona di casa, visto che questo progetto si è svolto a Mezzomonte, che è appunto comune di Folgaria. Buonasera a tutti. I partecipanti e in realtà anche in parte gli organizzatori provengono da altre zone. Questo per noi è anche proprio motivo. Ringrazio anch'io, è già stato fatto, ma è doveroso, Davide e Silvia, per aver creduto in questo progetto, per averlo arricchito anche lungo strada, tant'è che la parte finale, di cui poi loro nel dettaglio vi andranno a parlare, l'anno l'abbiamo costruita insieme in questi ultimi tempi dove per forza di cose ci si è dovuti anche un pochino adattare alla situazione più di quanto lo si sia fatto nei mesi scorsi. E io dico soltanto questo, è uno dei progetti che sono stati finanziati dal nostro piano giovani di zona, che peraltro è attivo. Credo molto in questo tipo di realtà e soprattutto nel fatto che avendo una volontà e delle passioni da presentare alla propria comunità, come Davide, come Silvia, come l'associazione di cui loro fanno parte, il problema non è tanto economico o non è soltanto economico perché a questo ci si può pensare anche grazie in questo caso alla figura di Paolo. Il tema è proprio quello di avere a cuore il proprio territorio e provare davvero a mettersi in gioco così come è stato fatto in questo caso. Cedo la parola ai protagonisti della serata e grazie ancora. Grazie Stefania. Ora adesso diamo parola a Silvia dell'Associazione Valle del Rospac che ci presenta un po' la genesi del progetto e come ci si è arrivati, insomma. Buonasera a tutti. Grazie. Io ringrazio tutti voi, Paolo, Valentina e Stefania, per averci dato una mano a mettere in piedi questo grande progetto. Devo dire che in questo periodo, poi con questa pandemia, è stato proprio un progetto ad hoc che ci ha aiutato a rivivere e riscoprire, ma proprio niente che rivivere, riscoprire, proprio a vivere e scoprire di nuovo la nostra valle e a vivere i luoghi di questa valle in maniera anche diversa, come poi vedremo. E io lascio la spiegazione di tutto il progetto a Davide, che è stato lui che ha seguito tutto e ha portato avanti il progetto minuziosamente. E devo dire che, come diceva Stefania, la parte finale che verrà allestita al Casoma a Mezzomonte è proprio la ciliegina sulla torta. E sono molto contenta del luogo che abbiamo trovato per fare l'esposizione dei nostri laboratori che sono stati svolti nella Valle del Rospo. Vi saluto tutti e cedo la parola al prossimo che deve parlare, che ci spiegherà
il progetto, come è andato avanti e come è nato. Grazie. Ok, grazie mille Silvia. Bene, Davide, adesso è il tuo turno e illustraci in ogni fase del dettaglio, ogni dettaglio come si è svolto questo progetto davvero innovativo Radure Rospark 2020. Beh, Radure arriva da una progettualità che è di 3-4 anni dell'Associazione Valle del Rospark, che si è prefissa di raccontare la contemporaneità e quindi di lasciarsi alle spalle una serie di stereotipi della zona, che è stata sempre considerata una zona di passaggio tra la Vallagarina e Folgaria. Questo è stato intuito in questi anni dal Festival Portobeseno che curo e che assieme all'Associazione Val del Rospac abbiamo provato a invertire la rotta culturale, dove il territorio veniva visto come un territorio perso, cioè un luogo, o anzi meglio, un non luogo. In questi anni con l'Associazione Valle del Rospac e con Portobeseno abbiamo provato una serie di iniziative che con l'idea di dare stimolo agli abitanti prima di tutto, che era uno stimolo da dire proviamo a ripensare questo luogo partendo ovviamente dal passato, che è imprescindibile, ma soprattutto della contemporaneità. Cosa ci può dare questa valle e come possiamo interpretarla? Radure 2020 nasce proprio da questa idea. Proviamo a raccontare la valle per quello che è. E a volte può essere anche una narrazione brutale, se vogliamo, nel senso che non a tutti fa piacere vedere un luogo per quello che è. Mentre siamo spesso, come dire, ostaggi di una narrazione molto legata al fatto turistico, per esempio. Mentre Radure ha provato a lavorare su 5 aspetti, che sono il paesaggio sonoro, la scultura, la scrittura, il disegno, la fotografia e infine una cosa molto particolare, dove abbiamo riesumato la figura dell'uomo selvatico, l'homme selvatic, il salvanel, una cosa bellissima che fa sorridere ancora i bambini e anche gli adulti. Il salvanel non ha morale, il salvanel è quello che guarda l'uomo senza un giudizio, e abbiamo voluto proprio finire il ciclo di incontri, di questi 5 incontri per la durata di più giorni ciascuno, proprio con questa figura che volesse dare uno stimolo a chi vive nella valle e che lo stimolo arrivasse proprio da questa immagine mitica di questo personaggio che ci guarda dai boschi e che non ha commenti, ma ha semplicemente qualcosa da raccontare attraverso quello che lascia, che lasciano gli abitanti, insomma. Quindi è stato un ciclo molto, molto seguito, molto difficile, voi lo sapete, in questo periodo di emergenza sanitaria non è stato facile mettere insieme le varie persone, però a conti fatti noi siamo, come Associazione Valle del Rospac, e siamo veramente soddisfatti perché hanno partecipato alla fine 40 persone a questi laboratori e con energie e con voglia di fare molto diversi, e ognuno ha dato una propria un proprio contributo a questo. Bene, e vogliamo passare adesso a illustrare un po' nel dettaglio giornata per giornata, come è andata, come
i vari laboratori. E Davide, so che hai molto materiale da farci vedere, no? Sì, c'è molto materiale, perché abbiamo fotografato tantissimo in questo adesso ci stai facendo vedere un po' di materiale che abbiamo raccolto, insomma. Ma siamo partiti da un laboratorio sul paesaggio sonoro, che è una cosa molto particolare, che però sta interessando sempre di più sia le amministrazioni comunali che le aziende turistiche, che è questo approccio essenzialmente sonoro ai territori, e per poi passare invece a un approccio estremamente materiale, che è quello dell'argilla, come vedete in queste fotografie qua, dove avevamo, un'età dagli 85 anni ai 9 anni, che è la cosa che ci fa più, che ci dà più soddisfazione. Io non so più cos'è un piano giovani. Noi sappiamo invece che abbiamo riunito persone, individui, tra i 5 e gli 85 anni in questi mesi. E quindi è anche da ricalibrare tutto l'idea del piano giovani. E a noi ha dato una grandissima soddisfazione questa cosa qua, perché l'associazione Valle del Rospa, che è composta da tantissime persone che sono anche genitori e che portano i loro figli ad esplorare il territorio, e qui in cui ci siamo trovati in questa situazione qua, dove io portavo mia figlia, gli altri soci portavano gli altri bambini, insomma, e ci siamo trovati a condividere delle idee, delle progettualità in questi mesi, che siamo veramente soddisfatti e di aver avuto la possibilità di, di aver ricevuto un finanziamento di questo tipo qua, per esplorare e soprattutto per aver portato tutti questi professionisti della narrazione, di averli portati qua. Certo, assolutamente. Tre laboratori, quindi assolutamente una, come si può dire, una forte rapporto tra generazioni diverse, insomma, che si è visto in questi tre laboratori. Sì, decisamente, perché secondo me andrebbe rivalutato tutto un discorso del piano giovani, proprio come l'abbiamo fatto noi, nel senso che gli adulti per forza si portano appresso i figli o gli amici, insomma, e sta diventando perlomeno quello che è la sede degli Stelderi e l'associazione Valle del Rospac, come un'idea collettiva. E attraverso i laboratori abbiamo avuto la possibilità di interagire con questi artisti veramente di alto livello, insomma. Stiamo parlando di Sara Maino, che è un'esperta a livello internazionale di paesaggi sonori, oppure di Florian Groth, che vive intensamente la valle, oppure degli ultimi tre progetti che abbiamo avuto in autunno, che sono stati patrocinati dal Museo di Arte Contemporanea di Cavalese, che sta portando avanti un'idea proprio di narrazione della contemporaneità dei nuovi boschi. Quali sono i nuovi boschi? I nuovi boschi sono quelli che si sono appropriati di delle vecchie colture. La gente ha abbandonato l'agricoltura di mezza montagna, ma che fine fa questa agricoltura? Ma il bosco come diventa? I tre formatori che sono arrivati dalla Val di Fiemme ci hanno spiegato il lavoro che stanno facendo per raccontare questa evoluzione. Il bosco nuovo sta diventando qualcosa da raccontare, proprio per porsi la domanda se riprendersi
le nuove culture oppure di lasciarlo andare. Ecco, e soprattutto ovviamente noi come Piano Giovani siamo focalizzati anche sui giovani. I giovani hanno come hanno reagito a questi laboratori e quanto hanno apprezzato questi laboratori, e poi sappiamo che appunto alcuni manufatti sono visibili, no? Sono stati esposti, giusto? Sì, alcuni manufatti sono stati esposti. In questo momento ci stiamo concentrando su una mostra che proviene da una collaborazione inaspettata tra il Comune di Folgaria, la Proloco di Mezzomonte e il signor Germano Carpentari. È stata completamente inaspettata questa esposizione, perché un mese fa siamo riusciti a creare questa rete in maniera incredibilmente entusiasta, per arrivare a vedere quello che adesso stiamo vedendo in video, che è questo edificio piccolissimo, ma dal punto di vista paesaggistico prezioso, in cui esporremo la documentazione di questa esperienza, che possiamo dire unica nelle Prealpi in questo momento qua, per la complessità della ricerca. Quindi sono molto orgoglioso di aver collaborato con tutte queste realtà, in particolare con, vediamo adesso in fotografia, Germano, che è un guerriero del paesaggio, io lo chiamo così, insomma, un super giovane che ci ha portato ad esplorare questo luogo e ci ha permesso soprattutto di esporre qui dentro, perché ha capito la nostra idea, che era di porre delle riflessioni sui cambiamenti di questa valle. Ecco, pensate un po' alle volte come si sviluppa il Piano Giovani. Si parte con alcuni obiettivi, se ne centrano, e poi in corso d'opera se ne sviluppano altri, molti altri inaspettati. Abbiamo avuto appunto questa collaborazione con la Proloco e con il Comune di Folgaria, e adesso si può anche quasi parlare di rigenerazione urbana. Perché insomma noi stiamo andando a valorizzare questo casone che si trova vicino in località Mezzomonte, vicino al campo sportivo di Mezzomonte, e che inviteremo tutti chiaramente ad andare a vedere. Parlaci, cosa ci sarà, cosa si potrà vedere in questa mostra? Ma allora, la mostra era abbastanza inaspettata, come dire, si è concretizzata soprattutto attraverso una cosa inaspettata, che è stato il finanziamento da parte della provincia di Portovesino, perché Portovesino ha potuto portare dei finanziamenti inaspettati nella valle, che erano stati preventivati, ma che l'emergenza sanitaria aveva bloccato. In questo momento qua possiamo dire che il Festival Portovesino continua l'attività nella Valle del Rio Cavallo, che è iniziata 3 anni fa, ricordiamolo, con la prima edizione di Radure di 3 anni fa, in cui il Festival Portovesino può allestire una situazione stabile all'interno di questo edificio, che è piccolissimo, ma che attraverso i finanziamenti della provincia autonoma di Trento renderà stabile una situazione di esposizione che potrà essere usata anche per altre situazioni. Quindi sono molto contento, come curatore di Portovesino e socio nel direttivo della Valle del Rospac, di dire che si apre una nuova stagione, oppure la prima stagione del Cason. Ok, e quando è che... Su questo mi piaceva riprendere dalle parole di Davide il fatto che il Cason è stato recentemente restaurato, e gli ultimi lavori sono proprio della fine dell'anno scorso, e
peraltro in accordo con la soprintendenza ai beni architettonici, però in realtà quando a suo tempo fu deciso di procedere in questo restauro conservativo, non si aveva un'idea di quello che poi sarebbe servito o delle funzioni che avrebbe potuto avere questo edificio. E davvero, si diceva anche prima, a volte i progetti nascono e hanno degli sviluppi, per non dire degli esiti inaspettati, e siamo qui a dare un senso maggiore a un edificio che inizialmente si era pensato di risistemare, ma senza effettivamente poi andare a pensare a quello che poi poteva anche contribuire nella comunità della Valle del Rosbach. Quindi questo è davvero molto molto interessante. Non sempre si arriva a portare a compimento un restauro e effettivamente dar nuova vita ad un edificio. Questo è un aspetto che è bello sottolineare. Ma sì, io direi che al centro di questa cosa è stato l'incontro con Germano, che si vedeva come un'associazione, come dire, diversa dal solito. Non siamo l'associazione Valle del Rosbach, non è una pro loco. Portobesino non è il festival territoriale che un'azienda del turismo vorrebbe, insomma. Eppure, attraverso le parole, attraverso gli incontri con me, Silvia, Mirko, dell'associazione, siamo arrivati veramente a un dialogo. Quindi io porrei questa riflessione sul fatto di tornare a parlarsi sui luoghi importanti della comunità. E lì ci siamo trovati e abbiamo deciso un destino comune. Silvia, non so, perché tu c'eri presente, no, questo incontro con Germano? Sì, io c'ero, cos'è stato, due o tre settimane fa, che ci siamo trovati lì al Casom. E io Germano già l'avevo conosciuto precedentemente per delle altre occasioni, ma sempre all'interno dell'associazione, tra l'altro. E lui era, è stato un bel incontro perché ci siamo scambiate delle idee, e molto, molto interessante anche la storia del Casom, che io non conoscevo, tra l'altro. È molto interessante fare questa esposizione comunque in questo luogo magico, io definirei, insomma, ecco. Ecco, allora parlaci un po' appunto di questa esposizione, insomma, troveremo tante cose, troveremo il frutto del lavoro dei ragazzi e tanto altro, immagino, no? Beh, intanto... Sì. Prego, Silvia. Prego Silvia. Vai Davide. No, fai tu, che tanto tu sai cosa espone. Però Silvia, tu hai seguito tanto i laboratori. Sì, io ho partecipato ai laboratori, ho voluto partecipare perché mi interessavano e perché comunque sapevo che... Perché che tu sei interessata anche a livello... Molto bello. Scusa Silvia, perché tu sei anche interessata a livello professionale per il tuo lavoro... su quello che è stata lo sviluppo di questi laboratori. Sì, ma il mio lavoro lo possiamo anche lasciare, cioè, nel senso, da una parte. Il mio interessamento era proprio interessamento della scoperta naturalistica della valle, proprio di andare a ricercare le cose che in realtà alle volte non vediamo, no? Noi viviamo i luoghi in una certa maniera quotidianamente, ma in realtà ci sono certe persone che possono farti scoprire certe cose, delle cose che tu non vedi quotidianamente. E anche il Casom è stata una scoperta. E comunque, rispondendo alla domanda di Paolo che chiedeva cosa vedremo? Vedremo in questo Casom, vedremo il risultato di questi laboratori. Quindi non so se vuoi esporlo tu, Davide, cosa abbiamo fatto in questi laboratori materialmente. Mi piaceva se avevi qualche riflessione su la tua impressione su chi ha condotto i laboratori e se hai scoperto qualcosa di nuovo, ecco. Ma c'è sempre da scoprire, l'ho appena detto, cioè, si scopre anche se
in quel posto dove sei stato con il professionista che ti ha portato, sei stato tante tante volte e lo conosci, scopri sempre qualcosa di nuovo, perché comunque anche il primo laboratorio con Sara è stato fantastico, perché è stata un'esperienza che non si può capire se non si fa. E poi comunque anche gli altri laboratori si scopre sempre qualcosa, sempre, anche lui, ecco, parto dal primo e arrivo all'ultimo. L'ultimo che abbiamo fatto, io ho partecipato a quello con Pierangelo Giacomuzzi, che appunto abbiamo creato queste maschere dell'Homme del Bosque, è stato fantastico, perché perché abbiamo recuperato alla fine, detto così, dell'immondizia che c'era nel Rio Cavallo, nel Rospa. Ma quando mai ti viene in mente di recuperare dell'immondizia per fare delle maschere? Recupero l'immondizia per buttarla via, perché mi dà fastidio che sia lì. In realtà abbiamo fatto un riuso di quello che i nostri padri, i nostri nonni hanno lasciato, ci hanno lasciato in eredità, l'immondizia, purtroppo. Ecco. Credo che l'inizio e la fine di questi laboratori, cioè il lavoro del paesaggio sonoro e il lavoro di recupero di questi oggetti abbandonati, chiamiamoli pure immondizia, perché è il termine esatto, insomma, è proprio l'inizio e la fine di quello che è stato Radura, che è stato di una narrazione estrema sulla contemporaneità, senza filtri, che ha permesso di scoprire anche a chi, come dice Silvia, la conosce già la valle, ma hanno partecipato persone che non erano mai state nella zona, di interpretare un luogo, ma soprattutto di cercare se stessi dentro quel luogo lì. Perché sappiamo che la Valle del Rospa, che è stata abbandonata dagli anni 50 in poi, a se stessa, e ha perso un'identità. E l'idea di base dell'esposizione è di raccontare questa identità persa e forse di creare delle aspettative. Quindi l'esposizione, prima di tutto, ovviamente la invito a visitare, a andare a vedere questa esposizione, vuole proprio fare questo, di porre davanti il visitatore a una contemporaneità, che è il principale aspetto l'idea di sia della Valle del Rospa, che dell'associazione, che di Porto Beseno, di mettere davanti a uno specchio. Noi siamo Rospac 2020 e di vedere che possibilità ha davanti al visitatore, cioè anche una reazione del visitatore. Ci aspettiamo delle risposte. Non lo so se possiamo fare un'inaugurazione. Sappiamo che grazie al Comune di Folgaria, all'impegno di Stefania Schir, l'esposizione sarà aperta per 5 settimane a partire dal 7 novembre. Noi saremo lì a dialogare con le persone, con le nostre brave mascherine, e vedremo il dialogo. Soprattutto è una frase molto importante che sto portando avanti da anni, che la comunità esiste quando dialoga. Quindi vi aspettiamo all'esposizione. Ecco, dialogo, come hai detto tu, è proprio la base di tutta la comunicazione, la base della comunità, e speriamo che possa generare anche dei futuri progetti, che si possa continuare anche in futuro. E ti immagini un progetto, come ti immagini un progetto per il futuro, magari anche sul piano giovani? Ma sentiamo la presidente della Valle del Rospa. ma ti dirò, io adesso ho in testa un altro progetto di cui non posso dirvi niente, però potrebbe entrare a far parte del piano giovani di zona, ma qua adesso è tutto in divenire, nel senso che è ancora nella mia testa, ma
ci sto lavorando. E per altri progetti non lo so, non so cosa dirvi. Parliamo di 2021? 2021, sì. Beh, troppo presto. Beh, in una situazione, permettetemi una micro riflessione, in cui stiamo parlando davanti a una società che non vede futuro, credo che da parte delle associazioni, dei festival, ci sia quasi un obbligo di costruire futuro. Quindi mi aspetto sia dall'associazione Valle del Rospach che da Porto Beseno, che curo insieme a Saramaino, questo stimolo a portare avanti un'idea di narrazione, prima di tutto, riflessione e progettazione. Cioè, prima di tutto, deve esserci una presa di coscienza del territorio e poi da quella parte lì ci deve essere una condivisione di obiettivi. Una volta che abbiamo gli obiettivi comuni, possiamo costruire qualcosa in futuro. Ok, perfetto. E ultima cosa, e direi che è stato più che esauriente. E abbiamo detto che la situazione, purtroppo, con la pandemia è quella che è. Non sappiamo se ci sarà un'inaugurazione vera e propria della mostra, ma almeno diteci, insomma, quando si potrà visitare, in che periodo si potrà visitare la... perché i nostri spettatori sono curiosi e l'assessore Stefania Schir, apriamo il 7 novembre. Ma io direi che se la situazione rimane questa è possibile poter visitare le mostre attualmente. C'è, cito un esempio che mi hanno fatto oggi a Palazzo Trentini, quindi la sede del Consiglio Provinciale, c'è attualmente in corso una mostra aperta al pubblico, quindi anche in quel caso lì il mondo della politica ha mantenuto la porta spalancata, quindi se la situazione rimane così, ben venga, magari sarà un'inaugurazione senza cin cin, ma con la volontà di accogliere chi avrà la possibilità e la voglia di venire. E di fatto poi le dimensioni del Casom, al di là del nome che magari induce a pensare altro, permettono comunque che all'interno entrino una o due persone alla volta, quindi di sicuro non abbiamo grandi problemi relativi al distanziamento. Quindi io direi di sì, se le cose rimangono così proseguiamo e andiamo avanti. Abbiamo anche bisogno di un po' di carica, di ottimismo, soprattutto in questo periodo, nel dire che le cose si provano a fare fino in fondo. Ok, bene, io avrei finito. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, se no darei appuntamento a quante più persone possibile al 7 novembre, incrociando le dita, che tutto possa andare bene e vi saluterei, insomma, ovviamente nel ringraziarvi e dare appuntamento a tutti chi ci sta guardando, a tutti quelli che sono in ascolto, a seguire la nostra pagina Forest, perché non mancheranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, novità sul piano giovani e sulle progettualità e sulle novità per il 2021. Speriamo sia un po' meglio. Io vi ringrazio tutti e vi auguro buona serata. Grazie mille. Ascoltate, grazie a voi. Anche a voi, complimenti. Dal mio punto di vista, insomma, è un progetto che è stato molto importante per l'associazione stessa, perché a volte si è sentita un po' lontana dalla valle. Poi però ho scoperto attraverso il Casom che si è trovato un punto di unione. E quindi mi è piaciuta tantissima questa cosa, che attraverso un piccolo edificio ristrutturato negli ultimi anni dal comune di Folgaria si potesse trovare un punto in comune per vedere una prospettiva, cioè perlomeno per parlare di futuro. Ecco, insomma, è una cosa curiosa che attraverso un edificio così piccolo si possa
ritrovarsi a parlare di futuro. Perfetto. Allora, grazie a tutti e buona serata a tutti e a presto. Un abbraccio. Ciao. Ciao a tutti. Grazie.